Ok, rieccoci qua. Cosa è successo? Nulla. Prima notte ho chiesto al Goblin se potevo restare a dormire lì, visto che la notte strane creature si aggirano, mi ha detto vai alla taverna. Ho detto ok, va bene, allora vado a dormire fuori dalla soglia di casa tua. Durante la notte sono arrivati dei lupi giganti. E ora questo lupo se la sta prendendo col mio cavallo. Anche se forse sta scappando, e noi gli diamo un bel colpo, ecco qua, con la nostra frusta. La nostra frusta colpisce il lupo gigante nella parte bassa del corpo e gli abbiamo danneggiato il tessuto nervoso, quindi immagino questa cosa significa che il lupo non se la passa proprio bene. Oh no, il mio cavallo è ferito, penso, o è il lupo, no, è A che è ferito, ok. E a questo punto decidiamo di colpire sul collo e di dare un colpo pesante sul collo. Tac. Ok, l'abbiamo ancora danneggiato, non è ancora morto. È ancora una volta quindi un colpo pesante con la nostra ascia. Non vuole morire, ok. C'è da dire che la frusta non è l'arma migliore per le parti grosse del corpo. Ecco, per esempio, bisogna colpire parti più piccole, come ad esempio si potrebbe fare con tipo l'orecchio. Se noi lo colpiamo, chipping the skull. Ok, l'abbiamo tipo aperto. Una ferita. E cosa sta facendo in questo momento? Il lupo si sta recuperando dall'attacco e a questo punto noi dobbiamo insistere a danneggiarlo. Ecco qua. Abbiamo colpito e cosa fa? Il nostro cavallo Ngira Mimbap aveva morso il lupo sulla zampa e la zampa era rimasta incastrata nel morso, però poi il lupo gigante è riuscito a rompere questa presa. E nel frattempo c'è il goblin che si sta bevendo una birra. E a questo punto noi continuiamo. Aspetta un attimo, vediamo un po' per vedere l'altra immagine. Ok, c'è qualcosa di sulla zampa, vediamo se colpendolo sulla zampa, hop. E sì, l'abbiamo colpito, ma continua a non morire, è veramente un tipo tosto. A questo punto proviamo a fare un colpo pesante sul collo, è molto difficile, probabilmente non lo prenderemo. Però l'abbiamo invece ah no, noi non l'abbiamo preso. Cosa è successo? Un attimo, leggiamo un po' il nostro report. Perché il nostro cavallo che sta combattendo gli ha tirato un calcio. E poi che è successo? Che sempre il nostro cavallo gli ha tirato un calcio sui denti e sono partiti. Sails off in an arc, sono volati via. E sono questi due, questi qua per terra sono i denti, ecco qua, del nostro Malstralted, che è il nome del nostro malcapitato. Lupacchiotto che comunque sta messo abbastanza male, ha vari problemi di salute e quindi dobbiamo semplicemente continuare a picchiarlo fino a ucciderlo. Ormai non penso abbia chance di vittoria. Se forse lo colpiamo sulla testa con la frusta dovremmo riuscire a ucciderlo, che sono parti molto delicate, per cui se si rompe la testa muore. Stiamo continuando tipo con l'ultimo, il cavallo fa un sacco di danno perché tipo l'ultimo gli ha tirato un calcio nell'orecchio e praticamente la parte danneggiata è esplosa in una massa informe e quindi c'è il cavallo che sta facendo molto più danno di noi. E
E questo è il sistema di combattimento di tua forza che, volendo, si può automatizzare semplicemente andando contro il nemico. Qui si può impostare il sistema di combattimento e noi possiamo dire, boom, vai su, colpisce, e lui colpisce una parte un po' a caso, ecco, ha difficoltà a respirare e niente, e il lupo è morto. Cosa facciamo? Facciamo che... Innanzitutto ci vediamo le condizioni di salute del nostro cavallo. Oi, 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 oi. Zoppichino, zoppica un po'. Non ci fermiamo. Ok. Sembrerebbe che non ci sono altri nemici. Bene. Ok, che carino, il poeta umano Amak Sodongu fa le carezze. È stato Weapon, what's going on? No, niente, solamente dei lupi che attaccano, dei lupi giganti che ci attaccano, niente, niente di che. A questo punto direi che possiamo dormire fino all'alba. Ok, ci svegliamo. Se guardiamo, il cielo ci dice che il cielo è limpido e c'è il sole che sta sorgendo a est e una leggera brezza arriva da est, quindi vuol dire che è arrivato quasi il giorno. Direi che possiamo salire in groppa al nostro cavallo e partire per una bellissima avventura. Nel frattempo ho livellato solamente l'abilità di arcieria e di lancio, ho deciso di non... portare già da ora all'estremo le abilità di combattimento. Queste verranno man mano, verranno da sole. E stiamo facendo un furtivo da cavallo, io non so esattamente come si possa fare. Sono curioso di sapere se possiamo, no, non possiamo, non voglio parlare, voglio interagire col cavallo. Ciao. Ok, no. Eppure forse devo scendere dal cavallo. Ehi, dov'è il cavallo? Cavallo? Oh, mi sono perso il cavallo. Dov'è il cavallo? Oh my gosh, mi sono perso il cavallo. Che si è finito sull'albero? No. Oh mamma. Questo è strano, ce l'avevo sopra. È un bug, che è? No, mi dice che Ghira sta da queste parti. Stand up, vediamo un po' se posso chiamare il mio cavallo. Non so, magari risponde alle battute. Ok, proviamo tipo ad aspettare un'ora, vediamo che succede. Se torna, secondo me si è buggato, si è tipo incastrato da qualche parte. Ok, è tornato. Meno male, come in tutti i giochi, dico. No, volevo vedere se era possibile, tipo, accarezzarlo. Come faccio a fargli delle carezze? No, non da questo menu. Vediamo se posso... con U. Interact, non posso interagire con il cavallo di là. Vediamo se nelle istruzioni dice qualcosa. Hold, dismount, lead claim, jump, talk, shout, perform and pray. Interact with buildings, furniture, vehicle, mechanism.
Ok, ma a quanto pare forse non è possibile. Sono di fianco a un cavallo, non sento nessun odore, vabbè. A quanto pare no, no, non vedo. Ask Favo, investigate. Vabbè, diciamogli che gli voglio bene. E tutto va bene. Ok, mi pare una bella cosa da dire al nostro cavallo. Oh mamma, un attimo solo. Voglio capire bene il significato di quel lead che dovrebbe essere, esatto, condurre, spingere. Quindi in teoria questo lead dovrebbe essere che lo prendo e me lo porto dietro. Ok, ganzo. Come se fosse una sorta di asinello. No, però adesso ci saliamo proprio in groppa. Oppa. Perfetto. Ok. Ora, dobbiamo un po' organizzare il nostro viaggio perché viaggeremo, ma dobbiamo fare in modo di non ritrovarci senza una città quando arriva la notte. Quindi andremo così di città in città. Guardate quante città ci stanno, oltretutto. Veramente pieno. Ok, ci stiamo avventurando forse in una zona un po' rischiosa. Boh, stiamo andando un po' a caso. C'è qualcosa qui. Cos'è? Un fort. E questo dovrebbe essere un fort umano. Era uno di quei posti che all'inizio dicevo, ah, andiamo qui. Qui dovrebbero viverci po poche persone, dovrebbero viverci. Ma sai che non sarebbe male comunque. Ok, quindi scendiamo da cavallo. Direi che lo possiamo tenere al guinzaglio. E ce lo portiamo dentro. Hop, hop, hop. Salve, salve a tutti. C'è nessuno? Ok, vedo dei. Questa è sicuramente una taverna. E qui vedo un gran vociare. Tutti questi punti esclamativi, no? C'è tanto, tanto casino. Oh, sono goblin. Buonasera. Oh mio Dio, quanti. Buonasera. Ok, nemmeno un quarto d'ora fa Amox mi ha attaccato. Una battaglia. Ok. Sono caduto talmente la gente. Ok, devi stare qua, cavalluccio. Qui si stanno picchiando. Perché si stanno picchiando? Aspetta, vediamo un po' che succede. Ok, no, basta, basta, basta. Amuxu, smettila di combattere. Smettetela tu. Ora urliamo a tutti di smetterla di combattere. Start conversation. Shout to everybody. Senza dire nulla. Try to calm the listener. Calm yourself. Giustamente risponde. Identify yourself. Sì. Greet listener. Oh, merda. Qualcosa mi dice che non sono benvenuto. Merda. Sto sanguinando. Scappa, 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 scappa. Wow, ragazzi, cioè, non si fa mica così, eh? Cioè, che cazzo? Cioè, oh, madò. Io ho solamente detto calmatevi, cioè, mo da qua su vi ripeto, oh, calmatevi. Che cazzo? Calm yourself. Mamma mia. Ok. Non è che mi stanno picchiando il cavallo, no, spero di no. Ok, anche loro fanno gli stessi. Minchia, faccio gli stessi giochi dei goblin, le stesse battute dei goblin. Ok, ho il terrore di scendere giù, quindi probabilmente me ne vado via, perché mi sembra di aver capito di non essere proprio benvenuto.
E forse mi sembra anche che mi stanno seguendo, però. Ok. Oh, delle L giganti, verdi. Saranno, non lo so cosa possono essere. Ah, dei lovebird, però giganteschi. Mi dispiace ucciderli, cioè sono animali pacifici. Però sai che cosa facciamo? Ne afferro con la mano destra il collo di uno e voglio vedere. Oh merda, mi ha fatto malissimo. Ah, no, lasciami, non volevo. Lasciami. Ho una ferita mortale. Accidenti. Perché che cosa ha fatto? Mi ha beccato? Ok, vabbè, ma ora mi pare una ferita mortale. Upper body. Che cavolo mi ha beccato? Ah, ok, il cuore. Vabbè, mamma mia. Dai, il cuore, io sono non morto, dovrebbe essere indifferente per me una ferita simile, dai, sono non morto. Andiamo su un albero, andiamo qua giù e ci mettiamo a dormire per, non lo so, per 3 ore, 2 ore. Ok? Ah, siamo guariti. Perfetto. Ragazzi, il fatto di essere non morti aiuta davvero tanto, però il cavallo non c'è più. Ma se aspettiamo un'altra ora, dici che torna? Non lo so. Dai, mi dispiace, il mio cavallo. Bastardi. Non torna più. Dov'è il mio cavallo? Ridatemi il mio cavallo. Minchia, ora li ammazzo tutti, sti stronzi. Forse il mio cavallo sta combattendo da queste parti. Non lo so. Magari è lì che sta combattendo contro tutti, picchiando ognuno. Accidenti, c'è da dire che sono davvero molto debole. E quindi, non so nemmeno bene come combattere. Io mi prenderei qualche pietrina, così da averla in tasca. E loro stanno combattendo. Tra di loro si stanno scannando un po', ma io sono contento, guarda, se si scannano tra di loro non posso che essere felice. Io voglio solamente vedere se c'è ancora il mio cavallo da qualche parte, quindi cerchiamo di raggirare. Che è successo? Ah, ok. È che ho terrore delle frecce, quindi, cioè, per prima cosa, vediamo cosa ho in mano in questo momento. Che ho le pietre, lasciamole andare e tiriamo fuori la frusta e il brocchero che forse ci aiutano un po' a proteggerci. Il cavallo qui non c'è, però non vedo nemmeno il suo cadavere, quindi forse il cavallo è andato a combattere con i lovebirds, non lo so. Ok. Forse se faccio con K può dirmi anche se le persone sono disposte a parlare con me. Vedi che sono neutral attitude. Let's stop this pointless fighting. Never. Ok. Io proverei a ripeterlo. Never, ok. E se invece. Io ho ucciso un lupo gigante. E quello risponde: Vanquished a great beast. Oh, c'è un colosso di bronzo che ha ucciso 50 dei suoi. Vabbè, dimmi già che dov'è il colosso di bronzo. Bellissimo tutto questo durante un combattimento. Ci stiamo scambiando. Ah, ok, non so dov'è e non so nemmeno dirti chi lo può sapere. Ok, io aspetterei ancora che voi continuate a scannarvi, ma proprio con molta allegria. Ok, il fatto che posso guarire dalle ferite mi rincuora. C'è un modo di sapere. Ok, ne neutral attitude, great listener. Oh, ok, hello, mi parla.
Quindi in teoria, che cosa succede da queste parti? Avete dei problemi? Ok, sì, sono sempre le stesse cose. Sono tutti problemi reali in realtà. Eh? Qual è il problema di bestie? Non lontano da qui. Oh, ok. Non lontano da qui. È un ciclope. Bene. Dov'è? Ok. Stump Scar sta nelle cose, ma io volevo sapere se mi potevi dire esattamente for somebody Meslu, voglio sapere Meslu. Come ho scritto Meslu, eccolo là. Ok, The Goblin Lasher, un goso che... Dai, ma come mi attacca? Ma sei uno stronzo? Ma scusa, eh? Ma sei proprio una merda, scusa, se te lo dico. Ti tiro un pugno. Fammi tirar fuori anche a me la frusta e vediamo. Mi attacca con la cosa. Ok, facciamo un parry, facciamo proprio un block. Blocca. E ora sulla testa. Un colpo rapido. Zac. L'ho mancato. Vabbè. Vola, vola. È il bello di volare. E ora lanciamo un sassolino sulla tua testa. Pum! Beccato. Vai. Ti piace così, eh? Che c'è? Non mi raggiungi? Un altro sassolino e un altro sassolino. Dove sei? Non scappare. Vieni qua, a livello del terreno. Vieni qua. Dove scappi? Non scappare, brutto bastardo. Guarda che ti piglio lo stesso, sai? Anche se scappi. Ti tiro sassate fino a farti morire. Tutti lo ammazzo. Ok, pure lui. Colpiscilo. Bang, va, ormai si ammazzano tutti. Oh, sto morendo. Ok. Sto morendo perché mi hanno colpito. Ma scusa, ma come mi hanno colpito? Non posso riposare ovviamente lì. Quello che è successo è stato che io l'ho colpito con la frusta e lui è caduto, però mentre cadeva ha fatto il tempo a colpirmi con la spada. Ovviamente mi ha aperto un'arteria e io sono caduto. Ok, però per fortuna essendo un esperimento ed essendo in grado quindi di... Sono tutto non morto praticamente. Con un po' di attesa, cioè fossi stata una persona normale sarei già morto 2 o 3 volte sta partita, ma vabbè. E voilà. Ah, però cado ugualmente, non posso stare in piedi, però posso volare, dai. Mi sa che ho perso l'abilità di stare in piedi, vediamo un po'. Health, ability to stand lost. Non posso più stare in piedi, ragazzi. Non posso più stare in piedi. Però posso volare, almeno questo. Quindi svolazzo in giro. Oltretutto non c'è bisogno di svolazzare piano. Posso svolazzare abbastanza velocemente. E quindi rieccoci qua. Ormai l'abbiamo presa sul personale sta battaglia. Ok. Questi stanno continuando ad ammazzarsi tra di loro essenzialmente. E a me va benissimo, cioè sono contento. Però adesso voglio una faida personale col tizio che mi ha ridotto in questo stato. Perché ora sono paraplegico, porca puttana.
Cosa c'è a terra qui? Ho una picca. Sai che ti dico, pigliala. Bene. Buttiamo sta frusta nello zaino, non ci serve. Ok, e poi remove, tiriamo fuori la picca. Ok. Finché ho entrambe le braccia che funzionano, va bene. Anche lui ha una picca. Bene. No, lui non mi attacca però. Lui è buono. Anzi, sapete che facciamo adesso? Andiamo un po' di wrestling, va? Nella speranza di essere un po' più forte di un goblin, dato che ho la padronanza fisica. Ok, mi dice. Se mi chiede con Alt Y sei sicuro che vuoi attaccare, significa che loro non sono ostili nei miei confronti. Vediamo un po' cosa c'è qua. Qui c'è un. Un crossbow che lo mettiamo nello zaino. Buono. E poi c'è guanti. Sono, ecco, per esempio, le cose dei goblin sono piccole, però c'ha questo qua addosso c'ha una faretra che la prendiamo e la indossiamo. Bene. In tutto questo però il mio cavallo continuo a non vederlo. Oltretutto possiamo prendere queste frecce? Ah, una spada. Ok, mi piace. La spada corta è un'ottima arma. E per fortuna l'argento tipo non è tossico per le creature della notte. Ok, vogliamo via. Secondo me allora il cavallo potrebbe stare nel punto dove ero andato prima. E mi pare che fossi semplicemente andato qui a ovest. Anche se mi pare strano, perché di solito quando esplori un posto lo rivedi con la cosa grigia. Però magari c'era andato volando, non me lo ricordo più. Ok, no, non so dov'è il mio cavallo. Mi dispiace averlo perso. Proviamo a riaspettare un'altra oretta. Dobbiamo dormire un'oretta, vediamo se dormendo si recupera qualche danno. No. Oh, qui, i lover erano qua, è qui che mi hanno aggredito, cioè è qui dove io li ho aggrediti. Ok, niente cavallo, peccato, peccato, peccato. Che dire? Accidenti. Cos'è questa M gigante? È un animale gigante, un magpie. Quante possibilità ci sono che mi ammazzi? Proviamo a vedere fino a quando non mi esce. Ok, nel collo. C. Ok, noi per esempio se ora attacchiamo con la spada, possiamo o dare un colpo di taglio, o pugnalarlo, o di piatto, oppure colpirlo col pomello. Io proverei a pugnalarlo, ma in maniera molto, molto violenta. B. E poi scappiamo via, perché non è bastato per ucciderlo. Ma aspetto che un colpo di questo dovrebbe bastare a ucciderlo, invece tipo non abbiamo fatto un cazzo. Vabbè. Siamo scarsissimi. E purtroppo il cavallo non c'è, va bene, dai, ne troveremo un altro. Mi chiedo se a questo punto però si può prendere, cioè possiamo usare come cavalcatura. Non possiamo cavalcare mentre siamo a terra. Oh, quindi anche avessimo avuto il cavallo non avremmo potuto usarlo. No, ma questa è una cosa tristissima. Cioè, ma poi io non posso volare, è un po' come stare in piedi. Vabbè. Accidenti. E vabbè.
È andato, quindi anche quindi se lo troviamo il cavallo non lo possiamo più usare. Vediamo. Ah, ma non è che erano questi altri i nostri amici di prima, no? E che possiamo fare? Torniamo ad ammazzare tutti quei goblin. Prendiamo la mappa, vediamo un po'. Ah, forse quello è il mio cavallo, quell'asterisco lì. No. Perché tu? Gli asterischi indicano cose varie, possono essere dei nemici, possono essere... Intanto voliamo, quindi non abbiamo bisogno di nuotare. O possono essere dei vecchi compagni che ci siamo persi, può essere un po' di tutto. Ovviamente non ci fa fare fast travel fino a quando non siamo appoggiati su una superficie. Ok, insomma è il nostro cavallo, insomma l'abbiamo ritrovato. Oppure no. Ok, vediamo un po' chi sono allora. Great listener. Intruder! You did not name yourself. Interessante questa cosa. Sembra quasi che loro hanno come regola di non presentarsi mai. Scommettiamo che adesso mi attaccano. No. Vediamo un po' se... You did not name yourself. Bypass. Ok. Proviamo a chiedere se ci sono problemi. Ok. No, non gli possiamo chiedere. Oh, c'è un rock. Vediamo un po'. Richiediamo per delle bestie, ci dice che c'è un drago e gli chiediamo dove sta, no, non lo sanno, non sanno mai dirmi un cazzo. Ma quindi siete voi due che state andando in giro? Bastardi, e io che mi aspettavo di trovare il mio cavallo. Oh, arriva la notte. Che si fa? La passeremo senza rischi o verremo attaccati da delle creature. Se solamente se trovassi il ponte per attraversare il fiume sarebbe meglio. Ma sapete, siamo forse fortunati e non ci attaccano durante la notte. Forse è cambiato, prima c'erano sempre i boogeyman durante la notte, ma può darsi che ora non ci siano più. Magari hanno reso più complesso la quantità di creature della notte che ci sono, ma al tempo stesso ha diversificato anche il modo con cui si comportano. C'è da dire che... Oh, questo cos'è? Un'altra fortezza. Vediamo un po'. Un altro posto da esplorare. Vediamo se qui verremo accolti allo stesso modo. Che poi ci credo, cioè, ora che ci penso, è una fortezza. Quindi ci sta che tipo la gente non possa entrare così da nulla. Immagino, è una zona off limit, giusto? Quindi ci sta che se tu entri e dici, ehi, ciao, tipo, ciao umano, come va? Proviamo a parlargli. Great listener. Praise pregnancy? Ok. Ok. Una battuta. So, the Python Man e the Penguin. Ah, you are funny. Ok, allora. Vediamo un po'. Gli possiamo regalare il nostro cavallo? Ma io non so dov'è il nostro cavallo. Però, e non voglio darlo, no. Vediamo un po'. Gli possiamo chiedere di unirsi a noi per un'avventura. Ha accettato. Quindi è diventato un nostro compare. Sì, ma io posso fare questo. Non so tu, ma io posso. Oi mamma, ciao.
Cioè, ciao gente, ora mi ammazzano tutti. Ciao gente, come va? Come la va? Oh. Cominciamo la performance. Racconto ora la storia di quando... la storia... Oh, ho sbagliato. Racconto una storia di una persona. E cioè di me medesimo, come mi chiamavo io? Mammo, Kitam, Kitam, cazzo mi chiamo? Non mi ricordo mai. Cam, oh, mi ricordo la K, ma che cavolo. Mi, no, aspetta, Kammat, me la ricordavo la K. Ok. Voglio cominciare una performance e raccontare una storia di Kammat, che mi dice non c'è. Oh, sbaglio sempre. Una performance, un sermone, musica, vabbè, facciamo una canzone. Ok, bene. Queste sono le canzoni che io conosco. E ci sono diverse canzoni, ognuna col suo stile. Ragazzi, non mi soffermo a leggere le descrizioni, però vediamo una che faccia uso dello strumento che ho io. Uco, chest, io ho l'udon, è uno strumento che utilizzi l'udon. Ci sarà uno che utilizza l'udon? Il nedul? Ok. Beh, vedete che c'è tipo la descrizione del ritmo. Quindi uno volendo potrebbe anche riprodurle queste canzoni. Ludon, qui non c'è. È possibile che non c'è una canzone che richieda Ludon? Forse non è uno strumento buono per fare orchestra, però. Ok, sentite, io voglio Snot, Nobody Knows. Che cos'è questa? Dice, è un esempio di Trump, the Humpet Trumpet, non ha un particolare soggetto, però un'ottima composizione. È un tipo di musica devozionale che si origina in The Hell of Menacing. E le regole della forma sono applicate dal compositore per produrre pezzi individuali di musica, che possono essere poi fatti, rappresentati. La musica, intera performance deve essere molto lenta la melodia. Ok, dai, facciamola, mi piace. El snot sia. E cosa fare? Il mio ruolo sarà quello di simulare il dat. Il dat, che è uno strumento a fiato, che praticamente sarebbe una sorta di cornamusa. E quindi io provo così. Ok, allora io comincio e la gente fa... Vediamo un po', vediamo che succede. Io sto cantando, tutti commentano, ognuno dice la sua. Ok. Nessuno mi sta cagando a quanto pare. My name is Gilib. Ok, you enter a verse and a chorus. Va bene. Vediamo un po' alla fine della performance. È lunga, eh? Ok. Sta andando avanti. Ok, you conclude your performance. Nobody knows, è interessante. Nobody knows è il nome della
dell'opera. Ok, dai, è piaciuto. Can you tell me the way to Fraser Bridges? Oh, you receive, date, you receive Cobar ha chiesto, ma qualcosa mi dice che anche noi ora abbiamo questo Fraser Bridges. Se io apro Q, no, ok, se apro Q, questo, cerco tra i siti e vado alla P, GHLMNOP, questo phrase, eccolo qua, ce l'abbiamo anche noi, forse perché già lo conoscevamo, ma forse perché l'abbiamo sentito. Quindi semplicemente stando qui a sentire si possono imparare delle cose. Per esempio, vediamo un po', eventi, questi sono gli eventi in cui siamo venuti noi a conoscenza e infatti sono tutte queste cose qua. La banda odorosa che è in marcia. Ok, vediamo se tra people non c'è il nostro cavallo, vero? Come si chiamava? Furia. Fury, the horse god. Oh, c'è un segnalino. Ok, quindi forse mi sta dicendo che c'è la possibilità di conoscerlo. Dobbiamo prima lasciare il posto. Io non so come farai tu a lasciarlo, ma io volo e riscendo giù. Ok. Perfetto. Furia, Furia, dove sei? Dove sei, Furia? Ora lo scopo è ricercare Furia. Che anche se wow, ma è molto lontano, che cazzo? O è l'ultimo posto dove l'ho visto? Anche può essere. Banalmente. Però, insomma, ciò non ci impedisce di andare a ridare un'occhiata. Oh. Dobbiamo superare questo fiume. Ok. Non so nemmeno se il nostro compagno ce l'abbiamo dietro. Fury. Ok, dobbiamo andare ancora più a ovest. Ah, possibile, avevamo fatto tutta questa strada? Non lo so, non ne sono così sicuro. Ah, è vero, perché in quella mappa piccola sembra che ci si muova poco. E no, il nostro compagno penso non ce l'abbiamo più. Ok. E ora si rivà. People, Fury e l'orso qua dei. Ok, siamo già molto più vicini. Eh sì, esattamente siamo tornati dove avevamo lasciato. Wolfman! Cazzo! Dove? Quanti? Uno. Saresti tu. Un grasso Wolfman. Ma io sai che faccio? Con te faccio wrestling. Cioè, a mani nude ti piglio il collo. Hoppa! Ok, e poi faccio un takedown. Una volta c'era la possibilità se. Ah, no! Ho preso il collo. Ok, quindi con l'altra mano, invece che il collo, devo prendergli la gola, non il collo. The throat. Ok. E poi choke. Quindi lo strozzo. Lui ha provato a dibattersi, ma ormai è andata perché ora lo strangolo e ha perso i sensi. E una volta che ha perso i sensi posso essenzialmente fare qualunque cosa, dal picchiarlo a semplicemente soffocarlo. Addio. Però io non volevo ucciderlo. Vabbè, ormai è andata. Ma aveva addosso, era una creatura senziente, aveva addosso dei vestiti, qualcosa? No, no. Sono tipo animali.
Sono dei fauni. Ok, bene, 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 bene. Dov'è il nostro cavallo? Aspetta. People. Fuori. Ok, un po' più a nord. Dovrebbero riportarmelo sulla mappa, però, che cavolo. Ma secondo me mi riporta all'accampamento dei goblin, perché è lì che l'ho incontrato. Ok, un altro fiume. Vediamo un po' se risulta che lo abbiamo superato. Fury. No, ancora no. E si va ancora più su, più su, più su. E allora più su, più su, più su. Più su. Mamma mia. Se tutti questi animali giganti si mettessero a combattere contro di me, mi farebbero un male. Ok, e ora l'abbiamo fatto? No, non ancora, io non riuscirò mai a capire quanto. Ah, ma perché dobbiamo muoverci così? Ok, banalmente, come voleva si dimostrare. Siamo qui. Tant'è vero che se ora vado in a cercare il mio cavallo, esattamente, siamo qui. Ma qui dove? Precisamente, questa è una buona domanda. Io l'avevo lasciato di qua, ma dubito che lo trovo ancora di qua. Però peccato. Qui sono morti un sacco di cose. Si sono ammazzati tra di loro. Ok. Ah, ci proviamo a entrare, dite che mi picchiano. Stanno accarezzando il mio cavallo. Stanno accarezzando il mio cavallo. Kingira Mima Panot. Sta lì. Il che mi fa supporre che il mio fottutissimo cavallo sia semplicemente qua dentro. Eccolo! È qui! Eccola! Ma scusa, ma... You must eat, ok. No! No, mi stanno colpendo il cavallo. No, 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 no. Ho letto un messaggio, diceva chiaramente che la freccia. Vedi, mi hanno colpito il cavallo. Brutti pezzi di merda. Non mi toccate il cavallo. Non mi toccate il cavallo, altrimenti. Guarda, mi ammazzo tutti, eh. Dio buono se mi ammazzo tutti. Ok, no. Dov'è il cavallo? È a 1 di distanza. Dai che ce la fai a uscire da lì. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. Non ce la fa. Ok. Sai che ti dico? Che io ti colpisco e vaffanculo. Put la pick nello zaino, tira fuori la spada. Serve un'arma decisamente più veloce. Ok. Wow, bisogna volare. Perché non vola? Vola, vola, vola. Mi sa che mi hanno fatto male alle ali. E quindi non posso più nemmeno volare. Bene, non posso più camminare né volare. Ora non posso né scendere né salire. E vabbè, allora mi sa che la nostra avventura è quasi arrivata alla fine.
E quindi niente, si combatte fino alla morte a sto punto. Bang! Yeah, il mio cavallo! Beh, morti. Ed è così che terminò l'avventura di Khammat Dulipena, una creatura della notte, frutto di un esperimento, che trovò il suo unico amico, l'unica anima disposta a starle vicino, fu un cavallo che morì per difenderla. Wow, va bene, basta così, premiamo ESC per finire. Sovrascrivo, non è un problema per me. O forse no, aspetta, fammi pensare. Possiamo immaginare una fine. Facciamo un what if, dai, facciamo un what if. Allora, io invece che ora salvare, io interrompo il processo. E praticamente... Nel prossimo video ricomincio sempre dallo stesso punto, quindi avremo il cavallo, saremo in salute e ci gestiremo un po' meglio la situazione. Vediamo più come un what if, che più che... Tanto purtroppo la fase iniziale sarebbe più o meno sempre la stessa, quindi è inutile rifarla essenzialmente da capo. Se poi la storia prende una piega molto epica, allora a quel punto poi diventerà una storia a sé stante.